cominciamo con un personaggio, diciamo, poco conosciuto, Gigi Attrice. Chi è che non lo conosce? Gigi, ma tu che ci fai qua stasera? Mi trovavo di passaggio, sono passato. Tu sei cassista, mangiare. Ah, eri alla fermata del pullman e sta fermato qua. Sì, allora, perché stasera il mio amico Nando, stavolo da là, presenterà un pochetto del film Giustizia Divina. Ah, e quindi inutile che è bello, non dire che è bello, sa da ora, e poi si dice il loro parere. Benissimo. Un in bocca al lupo a Nando. Allora, qua abbiamo il nostro Mario Todaro. Ah, Mario, allora, che ci fai qua stasera tu? No, veramente, dato che Gigi ha preso il pullman, io l'ho seguito, ho detto, mamma mia, che sta facendo? E ho pensato io il pullman. Io ci sono qua, ma non c'è il perché. Boh, ci sarà un uomo. Ecco qua, qua abbiamo la Bia, che viene da? Dalla Venezia. Dalla Venezia, però lei è tu? Di Tunisi, vero? Lei è di Tunisi, vero? Allora, lei che cosa ci fa qui? Qua sono alla festa per la nostra prima che si sta girando per il live, no? Per guardare il nostro film. Lei che personaggio ha fatto in questo film? È la moglie del marisciallo. Ah. Allora, questa bella signora, perché sta qui? Buonasera, grazie innanzitutto per essere qui, per essere stata invitata. Siamo qui per il trailer del film Giustizia Divina. Ah, e lei che cosa ha fatto in questo film? Io sono Francesca Di Brano e in questo film sono una suora e niente, vi aspetto al cinema. Va bene. Grazie. Lei che ci fa qui? Lei chi è? Si presenti? Buonasera, sono Lilli, sono stata invitata da Nando perché stasera ci sarà il trailer, io ero curiosissima di vederlo, io ho fatto la sola, la piccola parte, però mi è piaciuta molto. Grazie a Nando per l'invito. Ciao! Un bacio, ciao! Lei, nome, cognome, che cosa ha fatto, che ci fa qui? Mi dica tutto. Io sono una delle due protagoniste principali del film, Giustizia Divina. Sono Fiore Martini e nel film sono Suor Maria. Praticamente è una poliziotta che per errore ho ammazzato una vittima di un molestatore. Allora, con rimorso, mi sono fatta suora. Poi non vi dico altro, perché il film dovete andare a vedere. Ecco, siamo qui con la signora Lucia Cassini, no, grande amica nostra. Buon pomeriggio, buonanotte. Ecco, allora Lucia, mi fa piacere vederti, tu sei sempre, noi siamo sempre insieme, quindi per l'ennesima volta, se Dio ci dà la forza, siamo ancora qua. E meno male. E meno male che ci siamo, va bene? Preghiamo perché è importante. Va bene, vuoi dire qualcosa? No, voglio dire niente, che mi fa piacere stare qua, con una leggera fame, perché non ho mangiato oggi. Il caldo è fortissimo, come lo sapete tutti, e mi fa piacere che sia l'aria condizionata, uno. Io ho incontrato un sacco di amici, vedo pure la Gigi Attrice da qualche parte, mi fa un sacco piacere, c'è Nandino che noi siamo sempre insieme, e Marticello che nuove, che se nuove. È un guaio che è venuto a prendere questo Marticello, è venuto 2 ore prima, ma che cacchio! 2 ore prima questo palazzo. Non lo sa che deve venire 2 ore dopo lui. Sto giocando, poi sono tutte le amichette, lei. Niente, sono contenta e curiosa di vedere il trailer. Ciao. Ok, domani. Tutto quello che. Ecco qua, finalmente siamo con Deborah Terlizzi. Che cosa fai? Parlaci di te, Deborah, di questo personaggio. Che cosa fai in questo film tu? Allora, io grazie al regista Nando De Maio, che è il mio carissimo amico, ha avuto un ruolo da protagonista in questo film. È un ruolo molto bello, una storia molto interessante. Che dire, spero di piacervi nel mio ruolo e
guardateci, guardate il film perché è veramente una bella storia. Allora, qua siamo con Ciro Lomello, che sta quasi sempre nelle produzioni mie. Ciro è un immancabile. Grazie. Allora Ciro, che cosa fai in questo film tu? Grazie a Nando, in questo film faccio la parte che di solito facevo nella vita, cioè quella del medico. Mi è capitato di annunciare, di dare un bollettino medico di 2 sue ferite. Grazie di essere stato con noi. Grazie. Siamo con Dario Di Mita. Dario, allora dici tu nel film che personaggio fai? Parla un po' tu, dimmi. Ma io in pratica nel film faccio la parte del maresciallo, una parte scritta da un grande ramo, come devo dire, il medesimo in questo ruolo, anche per il tipo di persona che sono, cioè a quanto divertente, a quanto sociale, e mi rispecchio molto nella matriciana, quella che veramente fa mia moglie, diciamo la verità, perché la più presente. Ma non è lei tua moglie nel film, però? No, assolutamente. No. E questo mi è dispiaciuto tantissimo, perché essendo molto una persona... Vabbè, basta. Passiamo appresso. Vabbè, buonasera. Io faccio parte del film Giustizia di Inna. Ho avuto l'onore di partecipare a questo film. Ho fatto la parte del poliziotto. È finto delinquente. No, non sei un finto delinquente nel film. altro che sei un delinquente vero. Incappucciato. Va bene, un bacione, grazie di essere qui. Grazie di avermi fatto questa intervista. Buonasera, io sono Frances Sapphire, vengo da Roma e ho avuto l'onore di partecipare a questo bellissimo film che si chiama Dead Sister, Giustizia Divina, interpretando un piccolo ruolo di una suora che poi viene uccisa da una banda di delinquenti. Ma noi sveliamo tante cose, però, viene uccisa. Alla fine, insomma, faccio una brutta fine. E te la faccio fare io una brutta fine. Ciao tesoro. Ciao.